Buona, ma la miseria, come cazzo hai fatto? Com'è possibile? Raggi, tutto a posto? No, è entrato un tronco nella ruota. Dietro non li vedo. Rocco, che è, sto a posto? No, non siamo fermati, che è trovato un tronco, mezzi raggi i falchi, un tronco. Cioè, com'è possibile che passano un tronco di 10 cm, Rocco? 10 cm di diametro, ha sempre stato mezzo, i raggi della motocicletta è passata da una parte all'altra un furcellone. Cornutacci, devo dare la donna passata, va! Stai calmo, Mimmo! E Rocco, tu che ci fai a questi luoghi? Hai detto Fausto che è meglio di là, che scendete di là. Di là dove? A sinistra, là. L'ha detto lui, non vi so dire, io mo sto già qua, vado avanti. Non potevamo andare dietro. Ma di qua a destra teniamo Mimmo, a destra teniamo passaggio. Fausto, qua a destra sembra possibile. L'ha trovato! Il passaggio sta qua, ha trovato proprio in mezzo ai flash. Comunque per spiegare che mi è successo sto fatto, ora ti faccio vedere una cosa.
vicino. Guarda, scherzo il piastre, gli attacchi. Che è successo? Come cazzo è successo sto fatto? Cioè non riesco a capire. Ci sono sorti reali. Ci sono... Wow, sono lenti. Sicuramente. Sono lenti. Sono caduto nella sabbia. Saranno solo lenti. Non penso. Oh, ma che hanno fatto? Se ne è uno. Sono scesi probabilmente per in cerca di un posto più stabile. Sono caduto nella sabbia a 2 all'ora, cioè, mo che stanno salendo là sopra. Comunque senza con la moto di un altro. Non è proprio niente. Poi il fatto che non parte bene. Puoi partire. Io non vedo più la bici, sbaglio, non so c'è dove. Sì, vabbè. In ansia che non so c'è dove stato. Io penso che sì, se ne vanno che lì è meglio. Che tra di noi siamo tranquilli, perché qui le comprano una poca. Ah, allora? Sì. Li vedo musoni. Cioè, finalmente. Toc, Fausto? Fausto c'è. Ci andiamo? Possiamo? No, Rocco e Luca. Ma stanno nelle tue condizioni o meglio? Meglio. Devono passare di là. Rocco ha solo fa sfilare la motocicletta, perché sennò... No, è là che c'è uno zig zag stretto dove siamo scesi noi. No, perché se provi, visto che la pendenza è abbondante, se vai di freno, annanzi si schiatta, sana la forcella. No, non la mantieni più. Ah, ma tu stai in terra, vabbè, se stai in terra è diverso. Diglielo, che ti pensi che è una beta? Diglielo a Mimmo, diglielo. No, sto parlando con Rob. Ma vaffanculo, questa bicicletta. Come mi piace, due sprucoli a Mimmo. Dobbiamo scendere progressivi, perché è facile se scendiamo con una giusta velocità, ma se scendiamo lento diventa impossibile. Dai Fausto, vai! No, è la bocca, è una V. È un monotraccia? È un monotraccia dentro al canale. Perché? Fausto, vai avanti, vai! Fausto, sì. Ti vogliono! Chi è? Hai innanzi! Verso il canale! Aspetta che ben avrei, vai, metti davanti che a me!
è diverso il morramo di questo lungo. Forza a me. Forse è ancora una cicata da capire se è un bene o un male. No, se stanno in dentro, mo cogliono un attimo la batteria, la copro. Se non viene passare però Rocco. Ti conviene la roppa perché adesso ma passiamo. Brangata, c'è da stare un bello scalino, c'è da stare, caduto pure Luca. Luca, secondo me è sturzellato così, coppo. Ma penso che erano lenti, non penso che erano sturzellati. Penso che erano lenti. Vabbè, chi si sollenta si intraversano, capito? Hai cagnato la batteria? Quando vedi che cari a Nanz, poi quando ci ci passai ci vado più con timore. Certo. Eh? È normale. Sei? Aspetta il capo da favore. Rocco? Ci sei? Che ci fai a terra? Quello che ci facevo un po' con là, un po' con là, un po' con là. Ce la fai o ti serve? Ce la fai o ti serve una mano? Dai, dai, ma questa probabilmente è una forcella troppo morbida, perciò va in gris. Troppo tosta. Troppo tosta? E quella scatta da tutte le parti, non la riesco a mantenere.
E apriamolo un po'. Per me è troppo molla. Troppo molla? Cioè la vuoi chiudere un po'? No, la vorrei togliere la molla da dentro e metterci una più molla. Può essere, perché quella porta le 45 dentro. Ah, non meglio. Ah, non ne ho più pallida idea. Luca, per dove sono andati? Dritto. A salire là. Muori male, io voglio non starci sotto a rumore. Vai, vai, non ti preoccupare, stai sereno. Mettiti su e stai tranquillo. Ora improvvisamente si allarga a tutti. No, vabbè, ma poi il terreno non è tanto bello. No, no, non è dei migliori. Allora stanno scutendo. Oh! Vedi una botta di avviamento, eh? Ma credo. No, non li vedo ancora da qua, vedo qualcosa, ma non sono sicuro che sono loro. Mette la mascherina perché esce improvvisamente fresca. Okay? Di qua dice. Ci hanno fatto un posto, no, però mi hanno dato un posto di merda perché può passare a rosse via rosse di tutto. Ah, volete per niente per riposare o no? Bisogna non entrare. Qua però pure la targa personalizzata, esagerata qui. Bergamasco. BM. No, non ti preoccupare, bro. Senti, non ci sono cozzolini, non chiami i presti. Tra dai, da città, se ne vanno loro che hanno più fretta e cose. Ma è anche giusto, cioè, ti fai il tuo giro, sta uno che scassa un cazzo. No, ma quando mai, guarda che chi li stanno fermo per giro, non ti preoccupare, bro. Chi la hit parte, ma ero parte, ma ti faccio quanti voluri pigliamo. Comunque, voglio a me gira la capo, però. Eh? Io a me gira la testa. Ma stai tranquillo, Luca, provo fisicamente, c'è un problema, c'è sicuramente qualche problema di pressione che devo ancora finire di risolvere. Purtroppo non vedi la pillola della pressione. Rocco, aspetta un po', non va allontanato troppo. La campana? No, è sempre quell'alberino che abbiamo lavorato, e la bici è là il problema.
Però questo è un problema che non parte a caldo, questo forse ci vuole l'hot start per forza. Che la linguetta che stai con la GoPro, non abbassava la valvola in su. Sì, allora. Comunque c'è una cosa, la giunta a piedi si ha già vinto. La giunta a piedi si ha vinto. So, mi sembra più giù che su perché sopra non vedo tracce. Io qua vedo le tracce, però. Palle. 250 forever. No, sta rucannanza, stiamo scendendo. Ma vita.
non sta scendendo. Traccia, a me va a sinistra. Bandiera da destra, in chiaro stai in Luca che fece. Bloccato lo scherpone. Guarda, che cane. Vai, riposati Luca, non andiamo mai presto, quando c'è sto cozzolino non si vede presto. Giusto? Affanno. No, non stai affanno, non ti dai. C'è sto un po' che caldo, sto un po' che poco. E la scusa che ci siamo fatti la ciacciera a pure noi. E non lo dai. Tengo tutto il ghiaccio e mi dà il lungo. Bravo. Perché non si era congelato sotto al tappo. Ah, ci capisco. Non c'era la città, c'è un po' si scongela. Ma che, non si sta scongelando. Non lo fa caro, con loro corpo. Io capisco, stiamo distanti, anche la tua traccia. Stanno qua su. Siamo sino a un chilometro dalla vecchia traccia. Non è tanto. Ma sicuro, ma che sento pure voce te. Stanno facendo un festino. Sì, ma
seriamente la piglia con tranquillità proprio. Sulla bocca. Eh? Di finirla bene. No, ma soprattutto di prenderla in tranquillità. Diciamo fai camminate, non maracunda nisciù. Ma vuoi provare a scendere con la mia? Ma non penso che abbia tanto l'occhio. E guarda che una 2,50 ti aiuta tanto. Sto scendendo senza motore. Perché purtroppo un po' il terreno non sono abituato, un po' sopravvivo. Io ti direi prova a fare cagno, tanto rocco non sente niente. Prego. Là, almeno che se ne si accorge. Ma sta registrando la telecamera mia, amore? Sì, sta registrando. Ma già rivisti in due cose, hai visto? Già rivisti in due. Nel display qua, sta spento. Aspetta. Visto che l'ammeggiavo. Sto aspettando che scendano a poco, te raccomando, ci ho trovato 48 euro. In Cina? No. Aspetta un po' che poi vince. Da qualche spedizione che mi arriva, ce lo faccio tagliare. Perché è comodo che tiene il cangoppo e birra quella che sta facendo la telecamera. Sì, però sto cazzo di batterie, ma metti a caricare, ci fa fare i cicli, carica e scarica. Ora metti a caricare, pure manca picciato, faccio scaricare. Sì, però più che altro tu lo devi caricare la sera prima di partire, perché la batteria comunque tende a autoscaricarsi. Ah. E tu la lasci carica, ma se hai caricato 15 giorni fa, ti sei scaricato lo stesso. Pure giù. Vai Luca, vai! Alla via così. Guarda che così si dice, eh? Il termine è marina, sì. Comunque il mente telefono proprio visuale, guarda, quando stai senza occhiali proprio ciao.
quello è tu. Che ha spazzato qualcosa? No, secondo me via dell'albero con i tronchi a dritto. C'è gente che chi lo ha accuratamente si evita dei posti brutti. Giusto? Perché ho finito la spinta io. Però è difficile a partire.